Ragazzi, è da tanto che non vi porto un paio di gadget qui sul canale, però finalmente siamo tornati e penso che vi porterò altri video perché proprio mi sta tornando proprio la voglia di provare questi gadget. Ma oggi andremo a vedere un kit perfetto per foto e video con smartphone. Magari se volete fare anche qualche vlog, secondo me è perfetto, ma direi proprio di iniziare. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, bentornati ancora qui sul mio canale, sul nostro canale, nei nostri video, perché ragazzi voglio ringraziare per tutto il supporto, siamo quasi anche a 7500, quindi grazie mille. Ma comunque oggi andiamo a vedere un kit perfetto per fare foto e video con smartphone. Qui c'è già qualche spoiler: il protagonista di oggi è proprio lui, o meglio il Samsung A7 che sto testando. Però comunque vi dico già che per qualsiasi smartphone è appunto questo kit, perché alla fine cambia soltanto lo smartphone, perché io lo utilizzo principalmente con il mio OnePlus 6. Ma comunque oggi andiamo a vedere lui, quindi A7, perché ha tre fotocamere e vi permette di dare un po' un'esperienza perfetta a 360 gradi. Ma comunque ne parleremo all'interno di questo video. E mi raccomando, se volete un video proprio per scattare, o meglio su come scattare con smartphone e come fare video con smartphone, quindi come stabilizzarli al meglio, fatelo sapere qui sotto nei commenti. Io direi proprio di iniziare. E un'altra cosa, se volete un altro kit magari un po' più economico, fatelo sapere sempre nei commenti. Basta, un pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ovviamente condividete questo video dappertutto. Grazie mille ed iniziamo proprio subito, andiamo a analizzare questi gadget secondo me fantastici. Iniziamo. Partiamo ragazzi, e partiamo però col parlare della cosa più generale che cambia appunto da persona a persona, ma comunque vi voglio dire perché ho scelto questa A7. Partiamo dal fatto che lo sto testando, quindi devo vedere un po' come funziona la fotocamera, quindi è uno dei motivi. E la seconda cosa che appunto mi ha colpito è che ha tre fotocamere, una diciamo molto più flat, quindi normale, e l'altra grandangolare. Finalmente su uno smartphone una fotocamera del genere ci sta veramente benissimo. Perché? Perché vi permette di dare foto e video molto più immersive senza portare con sé magari un'altra lente che magari potrebbe essere ingombrante da portare, quindi veramente ottimo per quanto riguarda foto e video in giro. Poi costa veramente poco, 270-280 euro su Amazon, quindi veramente secondo me un best buy da provare, ma prossimamente uscirà la recensione sul canale di telefonia Granata. Andando avanti, andiamo a vedere un po' tutti i gadget che ho scelto per questo setup, chiamiamolo così. Partiamo da quello che vi permette di alimentare il tutto, o meglio lui, un Trosmart da 10.000 mAh. Perché ho scelto lui? Perché è veramente compatto, costruito bene, quindi anche molto resistente, ha due entrate USB, una con ricarica rapida, l'altra normale, poi un'entrata micro USB per ricaricare il powerbank. Solo, come detto in precedenza, 10.000 mAh, però veramente ragazzi è piccolo e lo mettete proprio tranquillamente in tasca. E magari se state facendo video e avete lo smartphone carico, oppure potete dare magari un'alimentazione in più allo smartphone, beh, lo potete fare senza alcun problema con magari proprio il cavo che vi sto mostrando adesso, o meglio il mio amatissimo e fidatissimo Anker, costruito benissimo, resistente, lunghissimo e veramente ragazzi straconsigliato. Quindi già kit per la ricarica perfetto, così anche diciamo 4 led che ci indica appunto la carica del power bank. Quindi ragazzi veramente Trosmart mi piace sempre per la qualità che mette appunto nei suoi prodotti, quindi anche questo straconsigliato. Vi lascio ovviamente il link per l'acquisto qui sotto in descrizione. Andando avanti, andiamo a vedere un po' quello che è il kit generale, quindi andiamo a vedere il Joby. Partiamo dal Joby perché secondo me è l'accessorio principale di questo kit. Allora, in questo caso parliamo del Joby 3 kg, dovrebbe essere, ma comunque il link sempre in descrizione. Perché ho scelto lui e non il Pixi? Principalmente perché questo è molto più flessibile in questo caso, perché riesce a resistere sia con le mirrorless che appunto con gli smartphone, ma in generale, come tutti sapete, il Joby si adatta un po' a qualsiasi superficie, e anche se volete attaccarlo magari a un palo e avere delle riprese un po' più particolari, questo è veramente perfetto. Ha dei gommini un po' per tutta la sua superficie, o comunque per tutto la sua costruzione, quindi veramente ragazzi ha anche una presa veramente molto molto solido, e questo secondo me è un pregio da non sottovalutare. Inoltre, in questo caso con questo Joby abbiamo una testa molto molto fluida, che vi permette non solo di realizzare magari dei movimenti pan, dovrebbero essere molto fluidi, ma vi permette anche di gestire appunto l'inquadratura come più vi piace, quindi veramente fluidità e versatilità a 360 gradi, quindi perfetto anche sotto questo punto di vista. Andando avanti, andiamo a vedere la CIO, con quel gadget che vi permette di attaccare lo smartphone al Joby, e parlo dello shoulder pod. Perché ho scelto lui? Beh, generalmente è quello che costa sì di più, costa un bel po' su Amazon, però ragazzi è quello più resistente secondo me, è fatto meglio, veramente vi dà proprio quella sensazione di affidabilità e sicurezza. È fatto quindi veramente molto bene, e inoltre in confezione già vi dà una presa veramente realizzata molto bene, tipo legno, ottima ragazzi, anche perché potete magari prolungare proprio quello che è appunto il vostro setup, e quindi veramente versatilità a 360 gradi anche in questo caso. E inoltre
vi esce anche questo laccettino molto molto comodo per magari non portare il job in situazioni un po' più flessibili, no, non va bene così, però comunque se non volete portarvi il job e avete bisogno semplicemente di una presa piccola, lui lo avete proprio in confezione, quindi un kit perfetto in qualsiasi occasione. Andando avanti però vi voglio dire che se volete spendere qualcosina in meno potete acquistare proprio la C di Manfrotto, quella base realizzata un po' in plastica però comunque resistente anche lei, funziona bene, però secondo me lo shooter pod è la scelta giusta per anche la stabilità che riesce a regalarvi, ha anche dei gommini quindi non graffia il vostro smartphone, quindi perfetto anche in questo caso a 360 gradi. L'unico gadget che proprio mi manca all'interno di questo setup è il microfono di Rode, lo acquisterò proprio prossimamente, però comunque in generale se avete uno smartphone con un buon microfono non avete questo problema, però in generale se dovete utilizzarlo proprio per i vlog, beh, dovete acquistarlo, costa 50 euro con anche il cavo per appunto attaccarlo allo smartphone, se avete l'entrata AUX, in questo caso il Samsung ce l'ha, ma anche il mio OnePlus, andate proprio senza problemi. Quindi ragazzi, io direi che per questo video kit introduttivo potrebbe anche bastare, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se volete altri video del genere, beh, sapete cosa fare, pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non avete fatto, vi ringrazio per tutto il supporto, qui la luce va e viene, non ce la faccio più, e nulla, ci vediamo prossimamente con nuovi video, e nulla, sto dicendo nulla da 3 ore, quindi buona giornata!